Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avevo già accennato nei video scorsi, vi posto il report dello sneak peek di Illusione Oscura. Lo so che sono un po' in ritardo, ma per problemi tecnici posso postare appunto il video soltanto ora. Prima di cominciare con il report, vi dico che a fine video dovrò fare alcuni annunci importanti del canale riguardanti appunto quest'ultimo e me stesso. Mannaggia le macchine che passano. Quindi detto questo vi dico che lo sneak peek è andato direi abbastanza bene e mi sono qualificato primo insieme ad altri due ragazzi facendo 3-1, abbiamo fatto 4 turni e allora ho fatto 3-0 e poi ho perso l'ultima anche a causa di un disguido, ma vabbè, ci passo sopra. Non vi faccio vedere tutte le carte che ho trovato per diversi motivi e tra i quali allora innanzitutto ho scordato alcune carte che avevo trovato lì, anzi quasi tutte le carte che avevo trovato, tranne le più rare lì sul tavolo, e le ha prese per sbaglio un ragazzo che le ha date ad un mio amico che tra l'altro saluto, e quindi me le riporterà appena ci vediamo. E poi perché ho fatto un video apposta in cui apriamo 30 pack dell'espansione in questione, ossia Illusione Oscura, in cui potete vedere le nostre reazioni, il negozio in cui gioco, almeno per il momento, dato che sto ora al mio paese. E insomma, tutte le carte trovate, a parte le rare che vi mostrerò ora, le più rare che vi mostrerò ora, saranno disponibili, sono disponibili lì. E inoltre, ora che mi viene in mente, perché appunto al primo posto spettavano 6 bustine. Allora, oltre alle 6 bustine c'era anche in palio il playmat di Illusione Oscura, più un altro vinto al dado. Ora, dato che eravamo 3, come risolvere il problema? Fortunatamente questo non è stato un problema che ha riguardato me, nel senso che al sorteggio, al playmat che si vinceva al dado, diciamo così, sono capitato io. Quindi, come vi farò vedere, ecco qua, playmat. Bello, primo sneak peek che faccio, credo, sì, e quindi direi è andato bene. Poi, invece, per quanto riguarda le 6 bustine che spettano al primo posto, non è stato difficile, in quanto 6 bustine, 3 vincitori, 6 diviso 3, 2, quindi 2 bustine a testa. Allora, decidono di far cominciare a me, almeno così ricordo, forse anche al dado. Quindi inizio a prendere la prima bustina e trovo questa qui, la fusione per il nuovo mazzo Pendulum di cui non mi ricordo il nome. E vabbè, prendono gli altri due ragazzi la loro bustina. Ora, fra le 3 bustine, dovevo sceglierne una. E lì, tipo, vi giuro, ragazzi, sono stato un minuto con la mano così che dovevo prendere. E la bustina, si intende. Perché? Perché c'erano, non lo so, dei rimorsi che dicevano: e se loro trovassero la carta che mi serve, poi appunto il rimorso, cose così, insomma. Quindi sono stato così fermo e alla fine prendo una bustina. Comincio ad aprirla e all'improvviso vedo una carta bianca, tipo, oh mio Dio. Infatti sfoglio velocemente le bustine che avevo trovato. Ebbene sì. Come avevo detto nel video, ecco qui il Coral. Ho beccato Coral e poi altre carte che ho trovato, chiamiamole più rare. Mi sono procurato 3 di questi perché vorrei montarmi Magician. So che, lo so, costicchia, però sto cercando come dire, di prendere le carte, di ottenere le carte mediante scambi. Poi vabbè, 3 di questi. Però vi dico che almeno testandolo mi è capitato di giocarne a malapena uno. E poi vabbè, carta sneak peek, poi la Magician Navigation, trappola dei Magician, che ne cerco altre 2 più 3 della magia secret. E parlerò appunto del mazzo verso fine video perché riguarda in un certo senso questo. E infine il Dark Law Ulti da OTS che ci hanno dato, insomma. Quindi direi che lo sneak è andato molto molto bene. E vi faccio vedere velocemente il mazzo facendovi una piccola premessa, ossia che nessuno, e dico nessuno, ha voluto scambiare prima del torneo, chiamiamolo così.
Quindi mi sono arrangiato con le carte che ho trovato. Vabbè, ho giocato Moro di questo perché forte allo Snix si è rivelato molto molto forte, spacca una ed è entrato special con il suo stesso effetto, considerando anche che la maggior parte dei giocatori giocava diciamo full monster quasi, sì. E vabbè, poi due di questi, giocato pendolo, wow, Stardust, tu giochi pendolo! Ho dovuto giocare pendolo. Poi questo si è rivelato utile. Questi che sono una specie di Honest, mio Dio. Poi i Bulldog carini. Poi tre di questi qui che vi avevo accennato poc'anzi. Carta Sneak, questi due. Sto coso che ho calato una volta, però. Le carte mosso che mi hanno fatto vincere le partite, devo essere sincero. Anzi, non è che sono sincero, sono effettivamente. Queste due, i trenini, il terzo non me l'hanno voluto dare, come avevo accennato in un certo senso. E perché questi due? Poi vabbè, giocavo questa e due copie di questa qui. Una l'ho scambiata appunto per un Magician. E giocavo persino l'extra con sto coso, quindi calavo sto coso e vaffanculo il mondo. Quindi, finito il report dello Sneak, vi devo dire le notizie. Allora, prima cosa, mi avete chiesto in tantissimi, dico tantissimi, diverse liste, tra cui Magician, Karakuri, non mi sono scordato perché me l'avevi chiesto e se stai guardando questo video sai chi sei, sai che sei tu, ecco. Poi che c'era Gadget con gli ABC, Yang Zing mi sembra di averlo detto, Magician, cioè mi sono già scordato in mazzi come avete detto, Magician, insomma altri mazzi ancora. E vi dico ragazzi che ho bisogno di tempo, diciamo così, anche se credo di postarvi fra qualche giorno un video riguardo al Magician, al deck Dark Magician. E altra cosa, diciamo che non dico che ho poco tempo, però bene o male mi sto dedicando un po' sì ai videogiochi, però anche è vero che sto cercando di testare per Rimini. Non sto prendendo tanto sul serio la cosa perché per me l'importante è incontrarmi con gli altri e divertirmi. Per me Yu-Gi-Oh! È un gioco in cui bisogna divertirsi e non giocare per vincere, ma per divertirsi, ripeto. E quindi sì, sarò presente al YCS di Rimini. Non mi riconoscerete perché appunto il mio volto non è conosciuto, è un po' ignoto, è anonimo, diciamo così, sono anonimo in questo senso. Però ci sarà un qualcosa che mi permetterà di farmi riconoscere, ma per i presenti, al YCS chi mi vuole incontrare, venite tranquillamente nel caso mi riconoscete. Boh, per il momento è tutto, non mi vengono in mente altre cose da dire, farò qualche unboxing sicuro, e ragazzi manca pochissimo ai 2000 iscritti, quindi fatemi questo favore e lasciate sempre un mi piace perché è sempre gradito. E un commento. Ah, ecco, altra cosa. Se avete domande, scrivete qui sotto hashtag FAQ con la domanda riguardante qualsiasi cosa. Perché dovrei registrare appunto il video del FAQ Time. Lo sto, non dico rimandando, però sto tardando perché vorrei un po' più di domande e poi appunto passare al video. Quindi commentate, lasciate hashtag FAQ con la domanda. Qualsiasi domanda, ripeto, sulla mia vita, cosa studio, co cosa penso del gioco, robe così. Quindi ragazzi, vi lascio qui, vi ringrazio per aver visualizzato il video fino a questo punto. Passate anche sulla pagina Facebook, il cui link è qui sotto in descrizione. E niente, arrivederci e al prossimo video.